Hola, hola a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti e benvenute in un altro mio video. Video di niente. Vabbè, siamo seri. Allora, sono le 10:30 di sera, ce lo facciamo uno struccaggio insieme questa sera? Ma sì! Sono un pochino con la voce giù, ma non perché sia raffreddata, intanto io mi preparo, ma perché oggi ho strillato con mia figlia. Abbiamo cominciato a fare un po' di compiti e sono cominciati gli strilloni. Vabbè, non importa. Allora, ci tenevo tantissimo a fare questo struccaggio serale. Che ne pensate di questi capelli? Ragazzi, io sono felicissima di aver fatto questa permanente sostegno, chiamatela come volete, perché mi ha risolto tutti i problemi di spiaccicamento di capelli, di poco volume, di tutto. Io tiro su sti capelli, stanno da soli, sono felicissima. Vabbè, detto questo, perché ho deciso di fare questo struccaggio serale? Primo, appunto, per rilassarmi, e secondo, perché stasera voglio fare uno struccaggio un po' diverso. Spero che la mia voce, scusate la voce da cavernicola, ma questa mi esce stasera, ma io stasera ho voglia di fare sto video, prima di andare a dormire. E volevo fare questo struccaggio perché stasera farò uno struccante contro l'altro, cioè metterò... Sì, chi è? Scusate. Ecco, vabbè. Mio figlio che mi chiedeva, sta andando a dormire e voleva che le portassi su Luna, perché mio figlio dorme sui letti, quelli dell'IKEA, quelli con la scaletta, quelli grandi, diciamo, matrimoniale, e Luna dorme con lui. Io non amo avere i cani sul letto, anche se adoro la mia lunetta, ma il cane sul letto proprio mi dà proprio fastidio a pelle, e mio figlio adora dormire col cane, e quindi ogni sera abbiamo il viaggio di Luna verso il letto di Riccardo. Spero di riuscire a capire qualcosa di quello che dico. Di che stavamo parlando? Boh, non mi ricordo. Ah no, vi dicevo che praticamente che fantastica donna, come resistere. E allora, tra l'altro, sono abbastanza incavolata perché le luci, quelle fredde per i faretti che abbiamo acquistato credo una settimana fa, nemmeno, praticamente se ne è già fulminata una. Vabbè, destino, che io con questi faretti ho sempre problemi. Vabbè, non mi guardate, leggerissima ricrescita. E cioè, ragazzi, io non lo so, ho fatto il colore prima di venire su dal mare, il giorno prima, non ci posso credere. Vabbè, ok, partiamo. Vi dicevo che volevo fare una prova in diretta, un confronto tra questi due struccanti occhi che sto utilizzando in questo momento. Vabbè, questo è famosissimo, che non me lo ricordo mai, lo struccante rapido occhi di Brochet all'acqua di Fiordaliso Bio, che sapete che è il bifasico che utilizzo praticamente sempre per lo struccaggio degli occhi, e questo struccante occhi bifase Tiglio e Camomilla Delicato di Bottega Verde, questo qui. Farò un confronto, struccherò un occhio, spero che ci sia sufficiente luce, ragazze, perché mi vedo, insomma, non proprio perfettamente in luce. Che vi devo dire? Vabbè, vediamo come viene, poi una volta che lo vedo, se vedo che non mi sconfinferà, ne rifarò un altro. Vabbè, voglio vedere la differenza, vediamo un po' quale dei due sarà migliore. Voi sapete che questo è il mio preferito, vediamo un attimo. Allora, cominciamo lo struccaggio proprio dagli occhi. Quindi struccherò l'occhio, il mio sinistro, che non so voi se vedrete il destro, comunque il mio occhio sinistro, c'era il film, il mio piede sinistro, io farò il mio occhio sinistro con lo struccante di Brochet, il solito che utilizzo sempre, super collaudato, mi leva qualsiasi cosa, per cui non devo dire nulla, speriamo che non si sveglia il maritozzo, se no stasera so cavoli. E quello mi dice, alle 10:30 di sera ancora stai a combattere quei video. Beh, non avrebbe tutti i torti, eh? Che bello. Allora, abbiamo detto che struccherò questo occhio con il mio bifasico di Brochet.
Che vi racconto, ragazze? Vi racconto che è iniziata la scuola, che già da una settimana ormai, ovviamente sapete sempre, non so quando caricherò il video, ma lo caricherò comunque a breve. Oh, tra l'altro gli occhi sono stati truccati abbastanza pesantemente oggi ed è uscito fuori un trucco che mi è piaciuto tantissimo, molto 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 semplice, ma sono riuscita a fare un accostamento di colori che ho proprio gradito tantissimo. Allora, vedete, come al solito, questo struccante leva qualsiasi cosa, non irrita, appunto, non mi brucia, mi piace tantissimo. Cerco di avvicinarmi il più possibile, vedete? Ecco, vi dico che io porto sopra il mascara metto il top coat, per cui matita interno, esterno, occhi. Ecco, vedete? Ha rimosso praticamente tutto il trucco con pochissime passate. Ecco qui. E questa è andata, quindi questo è l'occhio struccato con il bifasico di Verochet, come al solito, perfetto. Ora andrò a struccare l'altro occhio con questo struccante qui, che è sempre un bifasico, però è di Bottega Veneta, Dettivo e Camomilla. Scegliamo, scegliamo e vediamo un pochino. Profumo molto buono. Ok, ne ho messo, vedete, una discreta quantità e vado a fare lo stesso lavoro che ho fatto sull'altro occhio, quindi picchietto leggermente, come faccio sempre io. Come al solito io finisco di digerire quando mi strucco la sera. Ho trovato, che già vi ho fatto vedere in alcuni prodotti video di prodotti finiti, quelli mangerecci, ho trovato come si chiamano, dei mini burger vegani al Todis che sono buonissimi e li mangio molto spesso, stando appunto anche a regime dietetico. Allora, ecco qui, struccare strucca sicuramente, vedo, mi sembra di riuscire a capire che fa un pochino più di fatica, vedete ancora sporco, con il mascara. E lo stacca a grumi, cosa che invece con questo di Yves Rocher, sì, ce n'è forse qualcuno, ma vedete la differenza? Mi sembra che questo gli stacchi un pochino più a grumi, lo stacchi il mascara. Vediamo un attimo, proseguo. Allora, vediamo. Allora, cominciamo a dire qualcosa, proprio prime impressioni a pelle, così a pelle, proprio sulla pelle. Vediamo, Allora, qui quasi niente, considerate che io già ne ho sempre un paio di passate. Qui qualcosina di più. Allora, struccare, strucca abbastanza bene, non brucia assolutamente negli occhi, quindi questa è una cosa più che positiva. Diciamo, se riuscite a vedere anche voi, non lo so se riuscirete a vedere, che fa un pochino più di fatica a togliere il mascara, sicuramente. Sì, appena appena mi sento ancora l'occhio con un po' di mascara. A livello di oleosità, forse questo di Brochet è leggermente più oleoso. Sapete che per me non è un problema comunque, l'oleosità assolutamente. Ma più o meno se la battono. Guardate, non è un cattivo struccante, tutt'altro, non mi brucia assolutamente. Ci vuole qualche passata in più per rimuovere tutto il mascara rispetto a quello di Brochet, che è andata un pochino più veloce, però vedete bene, questo è quello di Bottega Verde, questo è quello di Brochet. Alla fine, insomma, se la battono, non male, non mi sembra che brucino gli occhi. Ok, andiamo avanti con lo struccaggio, vediamo poi a fine, una volta che vado a lavare il viso, vediamo che cosa rimane sul viso. Ora con un maxi dischetto
fatemi chiudere qua che se si rovescia metto a piangere, e vado a struccare il resto del viso. In questo periodo sto utilizzando quest'acqua micellare struccante, detergente struccante ai tre tè detossinanti, scusate il tardi, di Brochet, eccola qui, io la agito sempre. E è un prodotto, come vedete, che già sto utilizzando da un po' di tempo, mi piace moltissimo, non mi ricordo se ci ho già fatto uno struccaggio serale, ha un profumo delizioso, mi piace tantissimo, è veramente delicato, non ne serve una quantità enorme, strucca molto 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 bene il viso, mi piace tanto. Ecco, io vado a levare tutte le cosine che metto sulle sopracciglia, le varie matite, e guardate, ha un profumo delizioso, mi piace tantissimo, dà una sensazione di freschezza sul viso e rimuove veramente veramente bene tutto quello che sto mettendo. Per il momento non uso fondotinta ancora liquidi o comunque cremosi, perché fa ancora troppo caldo, non ce la posso fare, e sto utilizzando le mie terre a modi di fondotinta, diciamo, però mi soddisfa molto, vedete? Veramente, veramente un valido prodotto, mi piace tanto, 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 e credo che lo riacquisterò, adesso ne devo utilizzare sempre di Brochet, un altro tipo che avevo preso prima di partire per il mare, comunque, insomma, prendetevi conto, eh. Mi piace veramente, veramente tanto. In questo periodo sempre, sapete che poi in questa tipologia di video alla fine è anche uno spunto per farvi vedere le cose che utilizzo. In questo momento sto utilizzando come gel detergente post struccaggio, che utilizzo sempre, questo detergente struccante fondente di Bottega Verde. Questo è con vitamina E ed estratto di liquirizia, che vi ho fatto già vedere in un video che mi sembra dei promossi, se non sbaglio, e che sto follemente amando, mi piace tantissimo. Sì, ve l'ho già fatto vedere, la consistenza è gelosa, io ne metto una piccola pallina sulla fronte e due sulle guance, e poi senza dover inumidire il viso, e poi vado a strofinare in questo modo e vi crea questa patina oleosa, che una volta a contatto con l'acqua si dissolve praticamente, ed è come se voi vi steste struccando un latte detergente, quindi diventa una consistenza, non è più oleoso, vedete, sembra in realtà che io abbia l'olio, e in realtà questa è la sensazione. Ma una volta a contatto con l'acqua si scioglie completamente e vi lascia una pelle che è tutta un programma. Ora mi sciacquo, scusate. Arrivo, eh. Ta-da! Eccomi qua, guardate un po', lo riconoscete? L'ho già messo in uso, quanto mi piace questo asciugamano, uno dei miei ultimi acquisti. Allora, vediamo una volta lavato il viso, allora vediamo un pochino se c'è ancora un po' di residuo, appena di matita, ma più o meno, insomma, stiamo lì. No ragazzi, guardate, strucca bene anche questo di Bottega Verde, non mi dispiace, scusate un secondo. Allora, perfetto, pelle liscia liscia liscia, non ne avete idea. Ora vado a lavare i miei dentuzzi con questo, sto terminando questo Dentalux, che è il dentifricio, la linea che si trova da Lidl, e che questo è quello sensitive per i denti, per le gengive sensibili, ottimo, 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 mi piace molto, ed è in un formato immenso da 125 ml, che è un bel po' di roba, un bel po' di prodotto.
E questo è il colore, che bello, con tutte queste striature bianche. Ci piace, ci piace. Lavo i miei dentuzzi e ci vediamo tra 2 minuti. Ho usato anche il colluttorio, in questo momento sto usando questo di Oral-B, che non mi sta dispiacendo per niente, sa un po' di medicina alla fine, eh? Colluttorio al fluoro, questo qui, al profumo di menta. Niente, niente di che, insomma, però comunque non brucia, non pizzica, eccetera, eccetera, eccetera. Maledetti capelli bianchi, non mi avrete già mai. Allora, tonico, sto utilizzando questo di Anthos, che mi era arrivato in una bio box, acqua di menta. Insomma, non mi fa impazzire, no? Non mi dà questa sensazione di freschezza che richiedo da un tonico, che richiederei da un tonico alla menta. Profumo appena 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 lievemente mentolato, diciamo, mentolato, ma non mi dice proprio niente questo tonico. Vi dico la verità, come mettere l'acqua? Non mi entusiasma, ecco, lo utilizzo perché lo porterò a finire, anche perché è un prodotto naturale e quindi insomma, sapete che non mi piace buttare le cose, però niente di che, come a metterlo o non metterlo è la stessa cosa, ecco, un prodotto che non mi piace, non mi soddisfa, ma no, neanche non mi piace, senza infamia e senza lode, che secondo me è anche peggio. Burro cacao, questo favoloso, questo libro Shea Repair, che mi piace tantissimo. Ma cosa c'è di più bello di concedersi una coccola serale come lo struccaggio del viso e la cura della persona? Non c'è niente, non c'è niente, niente, niente. Allora, cremine per la notte. Utilizzo questo di giardino, questo contorno occhi, dice questo che, questo giardino oggi, sì, giardino oggi è una nuova rivista che si occupa del giardinaggio oculare. Vabbè, contorno occhi di giardino, sto straparlando, di giardino cosmetico, con gemmo derivato di ribes del Piemonte Avena, contiene acido ialuronico e vitamina E. Non è la linea biologica, ovviamente. Non mi dispiace per niente, ma neanche un po'. Sono già a buon punto. Non vi dirò che è un prodotto che non mi sta dispiacendo per niente, per niente. L'ho dovuto sospendere nel periodo estivo, diciamo, nei mesi di luglio-agosto, perché era veramente troppo, troppo, troppo pesante. E poi, visto il caldo così eccessivo di quest'estate, ci sono stati dei giorni in cui la mia pelle non tollerava alcun tipo di crema, la rigettavo proprio, la buttava fuori, mi diventava il viso lucido e sudavo, sudavo, sudavo e non l'ho utilizzata, vi dico la verità, per qualche tempo non l'ho proprio utilizzata, non ne sentivo proprio la necessità. Adesso ho ricominciato già da quando sono tornata dal mare, ecco, da come sono rientrata a casa. Ho ricominciato ad utilizzarla. Care ragazze, io spero che mi ritorni un po' di voce. Invece sul viso ho ripreso ad utilizzare, perché stesso discorso del contorno occhi, non sopportavo, tolleravo nessun tipo di crema sul viso. Tornata a casa ho ricominciato a utilizzare questa, la crema della Vivi Verde Coop, crema viso rivitalizzante, protettiva, pelli mature, notte. Eccola qua. Eccola qua. Che invece è una crema che, a differenza di tante altre persone che l'hanno criticata, scusate, tornata dal mare ho ricominciato con un po' di allergia, che gioia ragazze, io vado al mare e dimentico di avere addirittura il naso proprio, mi scordo di avere il naso. Comunque, dicevo, a differenza di tante persone che non amano questi prodotti della Vivi Verde Coop, io vi devo dire che con questa crema mi trovo benissimo, ma veramente, veramente bene. Mi dà il giusto grado di idratazione che mi serve,
Adesso, dopo tanto mare, comunque la pelle è un po' secca, ha bisogno di essere idratata e mi trovo bene, insomma, mi piace. La mattina, giusto un pochino la fronte, si sveglia leggermente unta, ecco, appena appena, però per il resto basta metterne pochina e vi dico, si assorbe facilmente e mi piace, tranne qui i mesi, ma perché guardo qua? Perché sto guardando dove la metto, tranne i mesi estivi proprio, quelli tosti, diciamo, di caldo, ma lì è un discorso proprio che non si sopporta niente, quindi non è questione della crema. Ecco qua, assorbita bene, una sciacquatina alla mousse che ci sta, il mio struccaggio è finito, mi smonto l'impalcatura e arrivo. Eccomi, eccomi qua. Allora, la befanuzza del tubo si è struccata, me ne vado a fare la nanna, domani un altro giorno, domani un altro giorno si vedrà. Ci facciamo coraggio prima di andare a dormire, sveglia alle 6 di nuovo. È stato un piacere, come dico sempre io, un piacere fare questo struccaggio con voi. Spero di non avervi annoiate come sempre, di non avervi tolto il sonno con la mia visione di questa pellaccia struccata e me ne vado a dormire. Vi auguro una dolce notte, un dolce risveglio se vedrete questo video di mattina e una felice giornata se la vedrete nell'arco, se lo vedrete nell'arco della giornata. Vi saluto, vi mando il mio bacio super stra mega galattico soft. E vi rimando alla visione dei miei prossimi video, sempre se e qualora vorrete. Un abbraccio a tutti. Ciao a tutti.